Buonasera, eccoci. Il tennis non è solo uno sport, il tennis è anche sembra quasi un quadro nel quale ogni pittore dipinge un suo capolavoro. Questo libro parla proprio di questo. Io avrei messo anche qualcosa invece, c'è scritto fuori campo, ma anche fuori dal campo. Cioè, questa è la storia di una ragazza giovane e lei si ritrova a dover avere un percorso davanti a lei che viene interrotto improvvisamente. Interrotto improvvisamente in modo drammatico. Chi non è proprio giovanissimo ricorderà che a un certo punto uno seguendo il tennis ha fatto la notizia di tutti i giornali e telegiornali, questa ragazza che era stata accoltellata sul campo, non altrove, che era una cosa incredibile. E quindi da lì e parte questo racconto fatto da Vito Lamberti, lavoriamo assieme. Allora la domanda che io ti faccio è: come mai ti è venuta l'idea di scrivere questo racconto? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere venuti per averci dato un po' del vostro tempo, grazie per la tua generosità, perché la tua civiltà, ma chi lavora con te lo sa. E se Monica Seles fosse un segno grafico sarebbe un asterisco. Perché? Perché è stata una stella del tennis e perché l'asterisco è il segno che ci indica una missione nel testo, uno spazio bianco, e la sua storia nella storia del tennis è uno spazio bianco. Da poi esplode il suo talento a 14 anni e subito comincia a giocare nel circuito professionistico e lì incontra quella che sarà la sua più grande rivale, Steffi Graf, che al momento in cui Monica arriva nel circuito, Steffi Graf ha già vinto tutto quello che un tennista potrebbe vincere. Ha fatto il Grande Slam, ha vinto le Olimpiadi, ha delle annate in cui perde solo due partite l'anno. E come si batte Steffi Graf? Per la prima volta la batte nel Roland Garros del 1990. Per battere un campione di quella portata non devi avere paura. Quella forza sarà poi la molla che la porterà in alto e poi nel giro di due anni riesce addirittura a detronizzarla, mandandola totalmente in crisi, perché a quel punto Graf perde sicurezza e comincia anche a essere battuta da altre giocatrici. Allora, questo è un libro che ha tanti risvolti. Uno adesso capisce il perché di questo racconto. Innanzitutto, dietro è qualcosa che ognuno di noi ha ricevuto una coltellata prima o poi nella vita, al momento in cui eri lanciato verso un obiettivo, in qualunque campo, lavoro, amore, passioni. L'altra cosa, forse l'avrete capito, che secondo me è un altro dettaglio importante, perché la serie è diventata quella che è diventata prima dell'attentato. Disciplina e senso di sacrificio. Questa è la base di qualcosa che a noi tutti, appunto quelli che hanno capelli bianchi o meno, abbiamo dentro come una cosa normale, ma è alla base di qualunque tipo di attività, di carriera, di costruzione di vita. Nel campo del tennis è incredibile, allenarsi contro una parete. Certamente io non so come si faccia, una volta che l'ho fatto io una palla, ma niente più di un muro ti restituisce ogni cosa, capisci? Che certo, sei... però comunque voglio dire, è veramente qualcosa di eccezionale. Ecco, qui io direi, quindi questo racconto che descrive qualcosa che tutti noi ricordiamo o meno, in realtà ci sono tante sfaccettature che riguardano la vita quotidiana. Allora la domanda che ti faccio è: ma c'è un prima e un dopo del libro quando l'hai scritto? Cioè, quando sei entrato dentro questo racconto, hai imparato qualcosa? E anche il lettore può avere qualche cosa che va al di là della cronaca? Sì, credo di sì. Ma guarda, io quando si scrive un libro, anche in maniera abbastanza oggettiva, in una storia che poi è molto distante dalla vita che vivo io, inevitabilmente qualcosa della tua vita tu la metti dentro, no? E in questo caso probabilmente io ho attinto da alcune delusioni, no? È normale, perché si parla di una coltellata alle spalle, come dicevi tu, chi non l'ha vissuta? Quindi quello potrebbe essere una cosa. E poi quello che dicevo prima, è che secondo me sta alla base, la chiave della storia è proprio l'educazione alla sconfitta. Perché? Perché nel tennis si perde sempre. Non è che, cioè, anche il tennista più vincente perde.